Padre Fiorenzo Gobbo è un frate e un pittore dei Servi di Maria, nativo di Bressa di Campoformido, ed è noto non solo in Friuli, ma in tutta Italia e all'estero. Il suo maestro è stato il compianto compaesano Ernesto Bergagna, pittore appartenente alla scuola Beato Angelico fondata da Monsignor Giuseppe Polvara, che ha realizzato la pittura preghiera con uno stile inconfondibile dentro una rinnovata dignità liturgica. Il messaggio di fondo della sua arte è quello di condurre il fruitore a riflettere e meditare sul destino soprannaturale dell'uomo, che è creatura amata da Dio, il quale lo vuole condurre a livelli spirituali sempre più elevati. Gran parte dei suoi soggetti fanno riferimento a temi biblici, senza perdere di vista l'aspetto umano e terreno della vita. Padre Fiorenzo usa disegnare con gli strumenti che porta sempre appresso, soggetti che carpiscono la sua attenzione per la loro particolare espressività ed innocenza. Bambini, ragazzi, giovani. Dall'idea schizzo all'opera finita, tutto è spontaneo ed immediato, senza un particolare lavorio della mente. Ovunque egli vada, coglie l'occasione per osservare, prendere appunti, tratteggiare figure umane di ogni tipo e condizione. Gli servono da supporto per le numerose opere disseminate in tutta Italia, dalle vetrate delle chiese, ai mosaici, agli affreschi, alle pitture su materiali di ogni tipo, agli acquarelli. Fiorenzo Gobbo insegnava iconografia fino agli anni 90 presso la Facoltà di Teologia Marianum a Roma. Tuttora continua ad usare un linguaggio personale che rifugge dalla convenzionalità. Per poterlo interpretare, però, è necessario impegnarsi, coltivare un certo gusto estetico, proprio perché la sua arte è un'appassionata testimonianza della ricerca trascendentale e un continuo glorificare Dio per le sue meraviglie. Dice Valerio Pilon di lui sul periodico nazionale Arte Cristiana: le proporzioni della figura umana, il panneggio, la forma delle cose, la rappresentazione dello spazio non vengono considerate dal nostro artista dentro i canoni della verosimiglianza di tradizione classica. Egli preferisce esprimersi in una forma che definirei moderno-medieval primitiva. Il critico d'arte Carlo Alberto Mutinelli e padre Davide Turoldo lo hanno definito il beato angelico moderno. Mentre numerosi artisti, trovata una maniera espressiva, si ripetono continuamente, padre Fiorenzo Gobbo non teme di adottare moduli espressivi differenti. A chiunque gli chieda spiegazione sul significato delle sue opere, egli risponde con umiltà, portando l'uditore a riflettere sulla grandezza del destino di ogni uomo creato ad immagine e somiglianza divina. L'arte, quindi, è per Fiorenzo Gobbo anche un modo di fare catechesi, per risvegliare le coscienze al senso del mistero della vita e dello spirito. Nonostante l'età, ciò lo mantiene interiormente giovane e prolifico. Ciò che edifica sono la sua semplicità, ma anche il suo anelito per la verità cristiana che si riconosce nella sua arte e nei rapporti umani.